Ciao a tutti fratelli marziali, io sono Marco Rastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, sempre se apprezzate i miei contenuti, altrimenti non c'è problema, amici come prima. Detto ciò, volevo ringraziare l'amico Davide Cerullo, poiché grazie ai suoi superpoteri da laureato in lingua giapponese ha reso questo video molto più preciso di quello che doveva essere, quindi mi sono consultato con lui per farmi dare delle dritte un pochettino per quanto riguarda appunto il potenziamento nell'ambito del karate di Okinawa. Davide è un praticante di karate Goju-ryu, quindi di karate di Okinawa, è anche uno addentro nel mondo del fitness e abbiamo già detto che ha il superpotere della laurea in giappocose, quindi può benissimo tracciare una linea guida chiara sull'argomento, poiché si fa un pochettino di confusione. Noi andiamo avanti con la sigla e poi cominciamo. Fratelli marziali, oggi volevo concentrarmi sul potenziamento con attrezzatura specifica nel karate di Okinawa. Spesso viene accostato all'Hojo Undo, che non è sbagliato in sé, è sempre Hojo Undo, ma è una parte dell'Hojo Undo. Di solito si pensa all'Hojo Undo come all'allenamento con gli attrezzi, in realtà non è così. L'Hojo Undo è come un termine ombrello che racchiude varie cose, come ad esempio il Kigu Hojo Undo, che è appunto la parte dell'Hojo Undo che utilizza gli attrezzi per allenarsi. Ha anche in sé lo Junbi Undo, che sarebbe lo stretching, gli esercizi di stretching di mobilità articolare, ma anche la pratica di tecniche di base. Nello specifico oggi andremo a trattare una parte del Kigu Hojo Undo, cioè andremo ad esaminare velocemente tutti gli strumenti che servono allo sviluppo muscolare. Quindi metteremo da parte strumenti come il Makiwara, che sono più adatti a gestire ad esempio la struttura o per il condizionamento fisico. Quindi ragazzi, detto ciò, non mi resta che mostrarvi appunto questi strumenti con una breve descrizione al seguito su come si utilizzano e a che cosa servono nello specifico. Godetevi il video e ci vediamo dopo. Il Chi-Shi è un bastone dotato di un'estremità di un disco circolare in metallo o pietra. Il suo peso sbilanciato viene sfruttato maneggiando l'attrezzo in molti modi differenti per allenare tutto il corpo, con una maggiore enfasi sulla parte superiore. Gli Ishisashi sono dei lucchetti di pietra molto simili ai moderni kettlebell e vengono utilizzati attraverso slanci e rotazioni che implicano un grande controllo. Il Kongo Ken è uno strumento di origine hawaiana che ha forma ovale ed è interamente in metallo. La sua caratteristica forma consente un'ampia varietà di utilizzo, compresa la possibilità di allenarsi in coppia. I Tetsugeta sono letteralmente dei sandali di ferro, anche se esiste la variante in pietra. Vengono utilizzati per irrobustire i muscoli delle gambe attraverso slanci e tecniche di calcio. I Nigirigame sono dei vasi di varie misure e peso che consentono di sviluppare muscoli trapezi e una presa eccezionale. Si usano in vari modi, attraverso slanci, tenendo posture isometriche, seguendo passi, squat e persino praticando il kata sanshin. Il Tan è paragonabile a un comune bilanciere con l'estremità in pietra o metallo. Viene utilizzato per eseguire classici stacchi e sollevamenti, ma anche seguendo rotazioni verso i fianchi e in altri modi particolari pensati in modo specifico per il karate. Qui Davide ci mostra come utilizzare il Makiage Kigu, un attrezzo composto da un bastone al quale viene fissata al centro una corda dotata di un peso. L'obiettivo è tenere le braccia distese srotolando e arrotolando la corda sul bastone attraverso l'uso delle dita e la rotazione dei polsi. Questo sviluppa una grande forza nei muscoli dell'avambraccio.
Bene, fratelli marziali, questo era tutto. Spero che vi sia piaciuto l'episodio informativo. Prendetelo appunto come una sorta di manualetto in cui andare a vedere di tanto in tanto, andare a ripassare un pochettino quali sono gli esercizi nell'ambito del karate di Okinawa, del potenziamento muscolare. Se l'episodio vi è piaciuto, mi raccomando, vi invito nuovamente ad iscrivervi e a guardare la descrizione sotto. Io ringrazio tutti i supporters che supportano in vario modo, fra chi lascia un mi piace, chi si iscrive, chi condivide, chi commenta, chi dona, grazie di cuore, perché rendete possibili molti cambiamenti in positivo nel mio canale. Quindi, fratelli marziali, vi abbraccio tutti, noi ci vediamo alla prossima e taglio così.